Come vedete dal titolo della lavagna, parliamo oggi di funzioni inverse e un concetto di invertibilità. Consideriamo, come al solito, una funzione del tipo y uguale f di x, che sia definita in un certo campo di esistenza o dominio, indichiamo con D. Allora, vediamo come si definisce la sua funzione inversa. La sua funzione inversa la definiremo come x uguale f alla meno 1 di y, così indicata, che avrà un certo dominio di primo. Allora, vediamo di fare alcuni, di dare alcuni, di dare alcune spiegazioni e concetti. Allora, intanto non sempre una funzione ammette inversa, quindi una funzione non è sempre invertibile. Vediamo quando lo è invertibile. Esiste una condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile. Diciamo subito che supponiamo che una funzione f di x definita in un dominio D ammetta l'inversa. In questo caso indicheremo con questa notazione, o anche si può indicare con ax uguale g di y, la sua inversa. E indicheremo con D' il dominio dell'inversa. Ecco, si definisce codominio o immagine della funzione originaria y uguale f di x il dominio della sua funzione inversa. Quindi, quando sentiamo parlare di calcolo di codominio o immagine, ecco, codominio e immagine sono non altro che il dominio della sua funzione inversa. Inoltre, c'è da dire un'altra cosa su questo. Non tutte le funzioni ammettono inversa. È evidente che non solo questo lo scopriamo con la prova di andare a invertire una funzione e non riuscire a farlo. C'è proprio un teorema che ci dice che la CNS, ovvero la condizione necessaria sufficiente affinché una funzione y uguale f di x risulti essere invertibile, ovvero ammetta inversa del tipo x uguale g di y con dominio di primo, è che risulti essere iniettiva. Esiste un'altra condizione che è solo sufficiente, ovvero se una funzione è crescente strettamente, possiamo dire che questa è una condizione sufficiente affinché la funzione considerata y uguale f di x ammetta inversa, non è una condizione necessaria. Quindi, in sostanza, ogni funzione che risulta essere iniettiva è anche ammette, è invertibile, quindi ammette una sua inversa. Come vediamo, come possiamo, ci sono dei modi per calcolare vari tipi di applicazione, dove ci chiede naturalmente applicazioni che ci possono chiedere di semplicemente, data una funzione del tipo, supponiamo di considerare y uguale e elevato x meno 1, eccola qua, ci chiede di calcolare la sua inversa. Ci sono altri esercizi che ci chiedono, dato il dominio di una funzione, calcolarne il codominio, ovvero il dominio della sua inversa. Altri esercizi che, dato il grafico di una funzione, o tracciare il grafico, dicono di tracciare il grafico anche della sua inversa. Quindi ci possono essere vari esercizi, ce ne sono poi anche altri riguardanti anche la derivata dell'inversa, che vedremo poi quando affronteremo il discorso del il capitolo del calcolo differenziale. Supponiamo appunto di avere una funzione del tipo y uguale e elevato x, una funzione esponenziale. Vediamo come si fa a trovare operativamente la sua inversa. Noi vogliamo una x uguale g di y, cioè vogliamo in sostanza invertire, scambiare le due variabili dipendenti e indipendenti. Allora, dobbiamo cioè esplicitarci la x in funzione di tutto un qualcosa in y. Quindi possiamo mettere il logaritmo naturale a sinistra e a destra, quindi scrivere ln logaritmo neperiano di y uguale logaritmo neperiano di e elevato x meno 1, e a questo punto dire che, visto che il logaritmo in base e di e alla x meno 1 non è altro che x meno 1, tutto questo è uguale al logaritmo naturale di y, avendo invertito la sinistra con la destra, che è esattamente l'uguale, ce lo consente, abbiamo uno specchio, quindi possiamo invertire la sinistra con la destra. E da qui otteniamo appunto che la nostra x è uguale a ln di y più 1. Come vedete, abbiamo trovato in questa maniera,
la nostra funzione inversa. Abbiamo trovato poi che il dominio di della nostra y era definito da meno infinito a più infinito, cioè era un dominio tutto R, in quanto sappiamo che l'esponenziale né alla x né 1 non comporta alcun tipo di rappresentazione del nostro sistema, ovvero non c'è un denominatore, non c'è un logaritmo il cui argomento sappiamo deve essere esattamente maggiore di 0, non c'è una radice pari, quindi il dominio è da meno infinito a più infinito. E in questo caso quello che abbiamo fatto è trovato la funzione inversa, della funzione inversa calcoliamo il dominio di primo, che in questo caso è naturalmente y maggiore di 0, ovvero quindi abbiamo un y appartenente all'intervallo 0 aperto più infinito aperto. Avremmo potuto naturalmente andare a calcolare il dominio di questa funzione, della sua inversa, senza per forza calcolarla l'inversa. Come? Per calcolare il dominio della funzione inversa, dato il dominio della funzione originale, quindi noi possiamo sempre avere, non è per forza necessario andare a trovarsi la relativa inversa, ma si può fare il limite per x tendente effettivamente agli estremi inferiori e superiori della nostra funzione originaria y uguale f di x. Come voi potete vedere, se andiamo a fare il limite per x che tende a meno infinito di e elevato a x meno 1, quindi si va a fare il limite proprio per x tendente all'estremo inferiore, in questo caso è chiarissimamente meno infinito, se andiamo a fare il limite, come otteniamo? Otteniamo e elevato meno infinito meno 1, ovvero un e alla meno infinito che sappiamo valere 0. Come vedete 0 è proprio il primo valore del nostro dominio, del nostro codominio, del nostro dominio dell'inversa. Così come se andiamo a fare il limite per x che tende a più infinito di e elevato a x meno 1, non troviamo altro che e elevato a più infinito, ovvero più infinito. E come vedete, 0 più infinito non è altro che il codominio della nostra funzione y uguale f di x, cioè il dominio della funzione inversa. Quindi ci sono due modi, leggiamo bene quello che ci chiede l'esercizio. L'esercizio ci chiede di trovare semplicemente la funzione inversa. Naturalmente bisogna verificare con la condizione necessaria e sufficiente l'initività di questa funzione. Questa funzione, diciamo, ha come rappresentazione di un esponenziale, eccola qua, circa pari. Poi adesso non ho badato la traslazione, e questo è più un e alla x che un e alla x meno 1, ma comunque il grafico è sempre questo qua, perché sappiamo che l'esponenziale è una funzione sempre positiva, sempre crescente, chiarissimamente iniettiva, che come vedete, se io traccio una retta parallela all'asse delle x, incontra il nostro grafico di y uguale a x meno 1 al più in un solo punto, quindi è iniettiva. Avendo verificato che questa funzione è iniettiva, possiamo sicuramente dire che la nostra funzione y uguale a x meno 1, quindi parliamo di questa, è chiaramente invertibile, cioè ammette l'inversa, che infatti abbiamo verificato facilmente calcolabile: un x uguale g di y del tipo x uguale ln logaritmo naturale di y più 1. E abbiamo calcolato, naturalmente, se questa è la domanda, possiamo fare così, verificare cioè l'invertibilità e calcolare l'inversa con i passaggi algebrici, oppure se la domanda è verificare l'invertibilità, ed è questo sempre il modo, naturalmente, vedere, quindi verificare se la funzione è iniettiva, dopodiché si può andare a fare il limite per x tendente all'infe e al sup, cioè all'estremo inferiore e superiore della nostra funzione, in questo caso essere meno infinito più infinito, i risultati sono proprio nell'ordine il codominio della nostra funzione, cioè il dominio della nostra inversa, che abbiamo calcolato appunto senza aver calcolato necessariamente la funzione inversa mediante passaggi algebrici. Un'ultima considerazione riguardo questo: è evidente, ecco qua, come voi potete vedere, è possibile, se questo quindi è il grafico, lo faccio in piccolo qui, della nostra, ecco qui, grafico esponenziale di una y uguale alla x, supponiamo, e beh, è evidente che come si fa, dato un grafico, tracciare il grafico della funzione inversa? Beh, è molto semplice, basta semplicemente ruotare, cioè sostituire alla y l'asse x e alla x l'asse y, quindi basterebbe semplicemente, basta ruotare in verso antiorario per avere effettivamente il grafico della funzione inversa, che in questo caso, come vedete, è il grafico, quindi basta ruotare in verso antiorario, quindi
di 45 gradi la nostra x con la nostra y e otterremmo proprio questo grafico qua. Eccolo qui, otterremo quindi un grafico fatto così, come vedete, che è proprio in effetti il grafico di y uguale ln di x, che è proprio tra l'altro la funzione inversa di y uguale alla x. Quindi ripeto, abbiamo questi tre modi quindi per avere concetti chiari e sicuri su concetto di invertibilità, che prevede che la funzione sia iniettiva, per avere quindi questo va fatto sempre a priori, quindi applicazione del teorema, dopodiché per calcolare direttamente la funzione inversa con passaggi algebrici si inverte la funzione originaria e si calcola la x uguale g di y, la funzione inversa. Se vogliamo invece semplicemente calcolare il codominio della nostra funzione originaria y uguale f di x, basterà andare a calcolare i due limiti per x tendente ai due estremi inferiori e superiori della funzione, i risultati saranno proprio il codominio, cioè il dominio della funzione inversa. Se il grafico, basta tracciare il grafico della funzione originaria e ruotando di 45 gradi la nostra curva, otterremo la curva della funzione che rappresenta proprio la funzione inversa.